Mi chiamo Gianluca Castaldi, ho un'attività in proprio da circa 8 anni, come vedete qui intorno a quello che è di mio possesso in questi ultimi anni. L'anno di frequentazione dell'Elis è stato l'88-90. Una cosa importante che mi ha dato l'Elis, ci tengo a precisarlo, è riuscire a darmi la possibilità di capire che tutto quello che uno ha intorno va rispettato. Rispettato per te e per il prossimo che viene dopo. Quello che ho imparato tantissimo dall'Elis, che devo dire la verità, non mi aveva mai insegnato nessuno fino a quel tempo, è lavorare insieme alle altre persone e apprezzare il lavoro degli altri. Cioè, il vantaggio, che ti dà l'Elis è che non ti forma solo tecnicamente, ma anche umanamente. La prima cosa in assoluto che mi ha colpito di questa scuola è stato il calore, l'affetto e il sorriso con il quale mi hanno accolto. Si fanno le cose perché si vedono con, appunto, con la cura dei particolari, quindi questa è la cosa che colpisce. La cosa bella è vedere i ragazzi che qui dentro mettono mano agli ingranaggi degli orologi o i ragazzi che si occupano di imparare il modo migliore per fare le saldature e però scendere di un piano e trovare i ragazzi che si occupano di lavorare sul linguaggio Java per la piattaforma digitale terrestre. È questa doppia dimensione che non è in nessun modo in opposizione alla formazione che vive dentro il centro Elis. L'Elis svolge attività formative per diversi settori professionali. Ai giovani con diploma di scuola media, l'Elis dà la preparazione per diventare elettricisti, meccanici, operatori nel settore alberghiero, orafi, orologiai. Chi ha un diploma di maturità tecnica può specializzarsi in nuove tecnologie attraverso corsi biennali organizzati in collaborazione con le maggiori aziende italiane. Gli allievi sono ospitati all'interno del centro stesso. In 40 anni l'Elis ha avviato al lavoro più di 10.000 giovani. L'Elis è anche una scuola sportiva frequentata dai giovani del quartiere. All'interno del complesso sorge la parrocchia San Giovanni Battista al Collatino, al servizio di 15.000 anime. Il complesso dell'Elis fu voluto da Papa Giovanni XXIII, che affidò la realizzazione del progetto all'Opus Dei. I lavori si completarono durante il pontificato di Paolo VI. Fu proprio il fondatore dell'Opus Dei, San José María Escrivá, ad accogliere il Papa per l'inaugurazione, avvenuta il 21 novembre 1965. Lì fu una giornata, io la definisco un po' il giorno più lungo del centro Elis, perché lo sbarco in Normandia per noi era una cosa abbastanza semplice. Era la prima volta che un Papa entrava in un'opera apostolica dell'Opus Dei, con la presenza anche del fondatore. E fu un giorno molto bello perché ci fu una grande partecipazione del quartiere, non ce l'aspettavamo, che fece saltare tutta l'organizzazione, ministri, ambasciatori, tutti questi rimasero, i nostri genitori stessi rimasero sulla via Tiburtina. Noi avevamo 25, 27, 20, 30 anni, quindi nessuno aveva esperienza né di residenza, né di scuola, né di attività sportiva, insomma. E dovevamo fare tutto questo, dice, come si fa? Facendolo si impara. E adesso quest'anno sono 40 anni che tutto questo è avvenuto e dovremo fare altri 40 e via ancora. Subito, mi vorrei aprire una ditta di catering affinché io possa portare alle altre persone quello che ho imparato senza che gli altri vengano da me, io.
Qui ho scoperto la mia passione per la cucina e adesso vorrei diventare una grande chef, si spera. In tutte le scuole si impara ad usare la testa. Qui, oltre alla testa, quindi a studiare, si impara anche ad usare il cuore collegato alle mani, collegato alla testa. Quindi è un qualche cosa che mira all'unità della persona. Ognuno di noi è un unico, irripetibile. E ci fa tanto piacere quando veniamo trattati come persone uniche, non come uno dei tanti. Perché la scuola deve farsi carico non soltanto di insegnare la storia, la geografia, chi sono i sette re di Roma, piuttosto come si risolve un integrale, un'equazione di secondo grado, ma deve insegnare alla gente a comunicare, a saper lavorare in gruppo, a capire che l'autenticità è un valore, ed è un valore vincente anche da un punto di vista professionale, perché chi è autentico se la cava in qualsiasi situazione di conflitto aziendale. Il primo approccio, infatti, con l'Elis è stato la Tertulia, questo nome che praticamente io non conoscevo. Chi parlava davanti a 60, 70, 90 persone, e chiaramente incomincia a diventare spontaneo, la prima, la seconda, la terza volta sei un po' restio a parlare, però dopo, e quindi da lì diventa tutto più spontaneo, da lì poi che davanti c'hai l'amministratore delegato o c'hai il presidente o c'hai chiunque, e per te è una persona come tutti gli altri e devi rispettarla come tutti gli altri, per cui l'affronti con la massima serenità. Generalmente lavoriamo in gruppi, anche perché si capiscono le dinamiche di gruppo e le varie relazioni tra le persone. Devo dire che inizialmente è una realtà che non è così facile, però piano piano si comincia a ragionare nell'ambito del gruppo, quindi è una qualcosa che serve soprattutto in aziende. Quindi. Io vengo da Minervino Murgia in provincia di Bari, è un piccolo paesino sulla Murgia barese. Da ragazzino ho avuto sempre un computer a casa, per cui all'inizio mi sono appassionato ai giochini, no? Poi ricordo una volta, siccome giocavo troppo, no? mi ha praticamente tolto un file e non mi permetteva di accedere al computer. Alla fine ho escogitato il modo per riaccedere anche quando lui non c'era, quindi mi sono accorto che è cominciata a nascere un po' una passione per questa cosa qui. Infatti l'ho continuata all'Istituto Tecnico Industriale. No? Nel giro di un anno praticamente il 100% trova lavoro. Il punto chiave dell'eccellenza sta nel fare corsi che portano al lavoro, quindi la trasposizione della formazione in una competenza reale che è richiesta dal mercato. Questo chi ce lo dice? Il fatto che le aziende organizzano i corsi insieme a noi. Noi le interpelliamo e chiediamo che cosa dobbiamo fare nel prossimo biennio e lavoriamo in anticipo. Aiuti, mi fai una cortesia. Ah, sì. Queste aziende si impegnano a lavorare con l'Elis per formare il vivaio di giovani che domani entreranno in azienda, sapendo che l'Elis dà una caratteristica distintiva forte, è quella di dire: non ti do solo mestiere, hai imparato bene a fare il tecnico di rete, ti do anche una cultura del lavoro, una passione per il lavoro, un rispetto nei valori, mantenere la parola data, lo spirito di servizio di cui parlavamo prima, che poi si porteranno in aziende che fanno la differenza. Trenitalia ha dichiarato che tutte le loro borse di studio si sono trasformate in assunzioni e quindi ritengono di aver speso bene i loro soldi. Per me stesso un fatto ancora non spiegato, non riesco a capire perché avviene, è scoprire che c'è gente che non ha assolutamente tempo per nessuno, quindi persone che occupano i massimi livelli delle gerarchie aziendali, e che invece decidono di venire a fare docenza presso l'Elis. Cito dei nomi perché hanno fatto docenza qui: Rocco Sabelli, attualmente amministratore delegato di Piaggio, Piero Gaffuri, il presidente di Rayway, Franco Grimaldi, il direttore tecnico di Wind. Non dice pubblicati non ammessi.
è l'insieme. Quello che conta è la passione della gente che ci lavora. Dentro l'Elis non ci sono, tra virgolette, mercenari, quindi tutte persone che ci lavorano con grande idealità. E questo makes the difference, fa la differenza, no? Quei ragazzi che io ho visto che si stanno occupando appunto della digitale terrestre e che vengono chi da Gela, chi da Vibo Valentia, probabilmente se non ci fosse stato questo incontro con una realtà di formazione professionale così, quel talento non avrebbero potuto esprimere. Ed è per questo che io voglio, a nome della città, ringraziare tutti voi per il lavoro che fate, ringraziare la struttura dell'Elis, ringraziare le aziende che sono collegate a questo progetto, ringraziare la Camera di Commercio, ma ringraziare soprattutto tutti i formatori, tutto il personale che lavora qui dentro e i ragazzi che hanno deciso di accogliere questa sfida. Certo che ne valsa la pena, perché siamo partiti con grande entusiasmo, oltre che giovanile, ma anche quello che ci ha trasmesso il fondatore dell'opera, ci ha trasmesso tanta carica interiore e anche umana, perché le difficoltà le abbiamo superate sapendo che alle spalle avevamo lui. Ricevere messaggi anche tramite email, diciamo, di residenti che stanno da diverse parti d'Italia, che ti salutano, che ti inviano, che ti danno notizie, che collaborano anche adesso, che mandano i loro figli e fra poco arriveranno i nipoti. Ma questo a livello umano è una grande gioia, insomma, no? Ma anche qui nel quartiere la cosa bellissima è vedere giovani coppie che stanno formando intorno a noi tante belle famiglie, no? Famiglie giovani, con figli, e che saranno il futuro di questa iniziativa apostolica, qui radicata nel territorio proprio, no? Ecco, quindi ne valsa la pena, come no? Ne valsa molto la pena, sì.